ribalta col tir, muore 44enne rumeno. Il drammatico incidente è avvenuto alle prime luci dell'alba di venerdì sullo svincolo della 11 all'altezza di Lucca Est. Traffico a lungo bloccato. Vaccini influenzali dal 12 ottobre sono in fase di distribuzione nelle farmacie. Le dosi per la campagna anti-influenzale 2021 che sul territorio dell'azienda USL Toscana Nord-Ovest partirà da lunedì prossimo. Troppi semafori, automobilisti esasperati, impianti semaforici a go-go sulla SS12 del Brennero, nei territori di Bagni di Lucca e Borgamozzano, semafori provvisori e fissi che creano notevoli disagi. Sabato softball, domenica baseball, weekend intenso sul diamante dell'acquedotto con la disputa del 20° Memorial Massimo Piegaia, ma sulla manifestazione grava l'incognita del maltempo. A tutti voi un cordiale saluto, ben ritrovati per questa edizione del TG Noi. Apriamo con la cronaca e col drammatico, purtroppo mortale, incidente stradale che si è verificato alle luci dell'alba di venerdì mattina sulla A11 all'altezza di Lucca Est allo svincolo autostradale, particolare nel servizio di Egidio Conca. Tragico incidente stradale allo svincolo tra la Bretella e l'autostrada A11 a San Donato. Un autotrasportatore romeno di 44 anni, Aurelian Avram Cagnea, è morto dopo essersi ribaltato con l'auto articolato che stava guidando. L'incidente è avvenuto nelle prime ore della mattina. L'uomo, residente a Sarzana e dipendente di una ditta di autotrasporti di Frosinone, proveniva dalla Bretella ed era diretto ad Arezzo. Si stava immettendo sulla A11 in direzione Firenze quando, arrivato all'ultima semicurva dello svincolo, ha perso il controllo del mezzo. Prima ha travolto alcuni pannelli fonoassorbenti che sovrastano il New Jersey in cemento e poi si è ribaltato lungo la carreggiata. Ignote le cause che hanno provocato l'incidente, che non ha coinvolto altri mezzi. Una volta dato l'allarme, sul posto sono arrivati i soccorsi, ma per l'autotrasportatore non c'era più niente da fare. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia stradale. Dopo la constatazione del decesso, sono iniziate le complesse operazioni di rimozione del mezzo, che hanno comportato la chiusura del tratto autostradale per tutta la mattinata. I dati sul coronavirus purtroppo non sono confortanti, come possiamo vedere dalle tabelle che abbiamo preparato. C'è un'impennata nelle ultime 24 ore. Cominciamo dalla Toscana, dove i nuovi contagiati sono ben 483, 170 ricoverati, più 11 rispetto a ieri, 30 in terapia intensiva, più 3 rispetto a ieri. Si registrano anche 3 decessi per quanto riguarda la provincia di Lucca, 17 casi nella Piana, 7 a Lucca, 8 ad Altopascio e 2 a Porcari, 27 nella Valle del Serchio con Barga, 10, 5 a Castelnuovo, 4 a Gallicano, 3 a Coreglia, 2 a Fabbriche di Vergemoli, 1 a Borgamozzano, Molazzana e Pieve Fosciana, 19 in Versilia, 5 a Viareggio, 3 a Camaiore, 9 a Massarosa e 2 a Pietrasante. Sempre in tema di coronavirus, dobbiamo registrare anche 2 casi alla RSA Belvedere nel centro storico di Barga, 2 ospiti, il primo asintomatico, il secondo con qualche linea di febbre. 2 pazienti ora sono ricoverati in isolamento nel reparto delle cure intermedie del Campo di Marte di Lucca. Sono stati sottoposti a tampone tutto il personale della RSA e tutti i pazienti ospiti, i risultati sono attesi a breve. Rimaniamo in tema di sanità, in tema di salute, vaccini anti-influenzali da lunedì prossimo, 12 ottobre. Sono in fase di distribuzione nelle farmacie le dosi di vaccino per la campagna anti-influenzale 2020-2021, che sul territorio dell'ASL Toscana Nord-Ovest parte da lunedì 12 ottobre. Sono circa 500.000 i vaccini disponibili, quasi il doppio rispetto al 2019. Quest'anno, raccomanda l'ASL, è ancora più importante che i cittadini si vaccinino contro l'influenza, soprattutto quelli più fragili. Questo anche per evitare che un'eventuale recrudescenza del Covid risulti aggravata dalla concomitante circolazione del virus influenzale. Per sottoporsi alla vaccinazione bisogna rivolgersi al proprio medico o pediatra di famiglia su prenotazione e portando sempre con sé la tessera sanitaria.
Sempre su indicazione del singolo medico o pediatra di famiglia, le vaccinazioni potranno essere effettuate, oltre che negli ambulatori dei professionisti, anche in spazi messi a loro disposizione dall'azienda sanitaria, con il supporto di personale infermieristico ASL. Il medico, tra l'altro, da quest'anno potrà ritirare i vaccini a lui attribuiti direttamente nelle farmacie pubbliche e private della propria zona. Il calcolo delle dosi assegnate a ciascun professionista tiene conto del numero di assistiti in carico per fascia d'età e delle categorie a rischio presenti su un determinato territorio. L'azienda sanitaria fa sapere che si occuperà inoltre di vaccinare in alcune zone, in collaborazione anche con i medici di medicina generale, gli ospiti di strutture a rischio come le RSA. Anche Lucca ha preso parte al sesto sciopero nazionale per il clima. Diverse centinaia di manifestanti, come vediamo in queste immagini, in Piazza Napoleone per l'ambiente. L'emergenza Covid non ha fermato i giovani di Fridays for Future and Earth Strike Lucca, che portano avanti così la propria critica costruttiva a un modello di sviluppo che ritengono insostenibile. La manifestazione promossa a livello internazionale dall'attivista svedese, lo sapete benissimo, Greta Thunberg, è stata sostenuta anche dalla CGIL. Parliamo di lavoro ed occupazione per il rinnovo del contratto, sciopero alla manifattura di Mugnano. Lavoratori in sciopero alla manifattura tabacchi di Mugnano. 4 ore di astensione dal lavoro, ma potrebbe essere solo il primo di una serie di giorni di protesta. I sindacati di categoria, CGIL, CISL e UIL, rappresentati da Michele Rossi, Amedeo Sabato e Alessandra Picchi, premono per il rinnovo del contratto di settore. Per richiedere il rinnovo del contratto nazionale dell'industria alimentare, perché questa è un'azienda che aderisce al contratto dell'industria alimentare e è un'azienda che ad oggi non ha ancora sottoscritto l'accordo firmato dalla segreteria nazionale il 31 luglio scorso. Pertanto siamo qui a chiedere con forza il rinnovo, perché in questo rinnovo ci sono prima di tutto un aumento economico importante, ma poi ci sono anche delle situazioni normative che per i lavoratori sarebbero molto producenti per la sua vita personale, perché poi alla fine un rinnovo contrattuale serve per avere un po' di incremento economico per il valore della vita e per quello che i lavoratori fanno nell'arco della giornata. Siamo qui davanti a un'azienda simbolo di Lucca, perché questi lavoratori nel periodo del lockdown hanno veramente dimostrato a questa azienda l'attaccamento, la forza di volontà e la forza di produzione. Pertanto chiediamo con forza l'applicazione del contratto. Intanto oggi facciamo 4 ore, se questo non arrivasse sicuramente nel mese di novembre ci saranno ulteriori lotte per avere la sottoscrizione del contratto. Troppi, ma davvero troppi semafori sull'SS12 del Brennero. Andiamo nella Valle del Serchio. Sono stati alcuni automobilisti a segnalarci la situazione critica che si è creata in queste settimane sulla strada statale 12 del Brennero. Il tratto di strada che attraversa i comuni di Borgo a Mozzano e Bagni di Lucca è costellato dalla presenza di vari semafori provvisori e non, che creano disagi al traffico soprattutto nei momenti di punta, sia nei giorni festivi che in quelli feriali. Disagi subiti soprattutto da chi questa strada la deve percorrere più volte al giorno anche per lavoro. Il semaforo nei pressi del Ponte Pari, al bivio per Corsagna, si può considerare ormai da tempo, vista la sua durevole presenza, non più provvisorio ma fisso. E sempre sulla strada per la Betone, nel territorio comunale di Bagni di Lucca, ci sono altri semafori, uno fisso e altri provvisori, anche se provvisori è un eufemismo. Da alcune settimane, nei pressi del Ponte del Diavolo, a seguito del cedimento dell'asfalto, è stato posizionato un altro semaforo con vigilanza attiva in presenza 24 ore su 24. Sì, noi e il Comune di Bagni di Lucca abbiamo fatto questa segnalazione ad ANAS, i tecnici sono venuti a controllare ed hanno verificato che c'è un cedimento sulla strada, per cui è stato installato questo semaforo per il senso unico alternato. Ora ci sono delle verifiche in corso e l'auspicio è che ANAS possa intervenire quanto prima per ripristinare la viabilità normale. Ci sono più semafori in questo tratto di strada che nel resto della Valle del Serchio e qualcuno ci scherza su affermando che ANAS sembra avere un rapporto privilegiato con i semafori. Battuta a parte, l'auspicio è che si risolvano le problematiche in corso e si intervenga riportando sicurezza alla viabilità. Ne ha necessità il nostro territorio, il turismo, le attività economiche, certamente gli automobilisti tutti,
dall'altra una zona particolarmente frequentata, in quanto lì abbiamo anche il nostro Ponte del Diavolo, quindi siamo in contatto con ANAS, entrambi i comuni lo sono, e auspichiamo davvero che si intervenga quanto prima con un'azione risolutiva. C'è bisogno insomma di interventi definitivi e non di soluzioni provvisorie che creano disagi anche alle attività produttive del posto. Sarà inaugurata sabato alle ore 17 nella chiesa di Santa Caterina la mostra di Elvira Colognori, Le ultime regine. La mostra ha un alto valore artistico e la particolarità che il ricavato delle opere vendute sarà devoluto a favore dell'associazione Lucca Tuareg. Al Via Cluster, il festival della musica contemporanea. Sia pure in forma ridotta a causa dell'emergenza sanitaria, anche quest'anno Lucca avrà il suo festival dedicato alla musica contemporanea, promosso come sempre dall'associazione Cluster con il sostegno della Fondazione Banca del Monte. La manifestazione è stata presentata proprio nell'auditorium della Fondazione. Si tratta di 6 appuntamenti realizzati con la direzione artistica di Renzo Cresti, incentrati sulla presentazione di nuovi libri a carattere musicale e nuovi CD, con stimolanti incontri con gli autori dei libri o con gli strumentisti che faranno ascoltare alcuni brani estratti dai CD, dando vita a veri e propri concerti che, è questa la novità di quest'anno, potranno essere seguiti su YouTube e Facebook. Abbiamo preso un accordo con la Emma Vinci Records, la quale verrà a riprendere questi concerti, questi spettacoli, e li manderà in diretta streaming, cioè dire tutto il mondo potrà vedere questa nostra attività dedicata alla musica contemporanea su YouTube o su Facebook, e secondo me questa è una grande novità. Poi tutto il resto è una ripetitività delle cose, della musica dedicata alla musica contemporanea, e questa è importante, è l'unica cosa, Lucca, che riguarda e è volta verso la musica contemporanea. Primo appuntamento il 10 ottobre a Lucca Libri con la presentazione del nuovo libro di Salvatore Lombardi dal titolo La scuola del flauto traverso. Parteciperà anche la scuola di flauto di Filippo Rogai dell'Istituto Musicale Luigi Boccherini. Al via la nona edizione di Fashion in Flair. Dal 9 all'11 ottobre torna nelle sale di Villa Bottini Fashion in Flair. Siamo orgogliosissimi di poter essere arrivati a questo punto, considerando l'anno storico che abbiamo attraversato, e siamo orgogliosi soprattutto che i nostri espositori ci abbiano comunque seguito in questa edizione, perché non tutti hanno avuto il coraggio di farlo, e quindi siamo felici, ecco, di poter essere di nuovo a Lucca, essere di nuovo a aprire le porte al Fashion in Flair. La manifestazione, giunta quest'anno alla nona edizione, porta nel centro storico di Lucca l'eccellenza delle produzioni di artigianato. Creazioni di moda e gioielleria, decorazioni per la casa, prodotti di bellezza. Come sempre, nella suggestiva location, non manca poi l'accompagnamento con prodotti di enogastronomia di qualità. Fatto anche a chilometro zero, perché ho degli artigiani che lavorano per me e sono veramente a pochi chilometri da casa mia. L'idea è nata da mia sorella minore, che un giorno fece un ritratto di un profilo di un mio antenato, e quindi lì venne in mente l'idea di dargli luce. Per questo sono nate le lampade. Sono tutti tessuti fatti con plastiche rigenerate e riciclate da vecchi tappeti, vecchie reti del mare, plastiche, bottigliette. La mia produzione è principalmente fatta da costumi da bagno, customizzabili su misura con modelli di base, ma poi fondamentalmente adattabili ad ogni tipo di fisicità e ogni tipo di corpo. L'artigianato lucchese è qualità, è tradizione, pensiamo alla seta, agli artigiani che comunque hanno riempito le strade della città per anni. E ora si sente forte l'esigenza di rivitalizzare e di riprendere questa tradizione. Siamo allo sport, parliamo di basket. Terza partita in 7 giorni per il basket Le Mura. L'anticipo serale di sabato 10 ottobre, di domani sera, quindi palla 2 fissata per le 21 in quel di Costa Masnaga. Siamo vicino a Lecco. È una trasferta insidiosa per capitan Sperafico e compagne, attese da una formazione desiderosa di ottenere il primo successo stagionale e che nella precedente uscita interna aveva tenuto testa alla Virtus Bologna, uno dei team più forti di questo avvio di torneo. Dal canto suo il Jesan Le Mura deve riscattare la sconfitta di mercoledì sera contro la Geas. Sperafico e compagne sono pronte alla battaglia contro una squadra come il Costa Masnaga, sicuramente insidiosa, ma che pare anche tecnicamente alla loro portata. Un fine settimana dedicato al batti e corri all'acquedotto con il Memorial Massimo Piegaia.
In questo fine settimana, sul diamante dell'Apuzzo all'acquedotto, si disputerà il 20° Memorial Massimo Piegaia. Sabato 10 ottobre si svolgerà la prima giornata, che prevede la disputa di partite di softball con un triangolare seniores tra Nuove Pantere Lucca, White Tigers Massa e la formazione di Serie B della Fiorentina. Ma il batti e corri proseguirà anche nella giornata di domenica 11 ottobre, quando si giocherà invece il triangolare di baseball, stavolta interamente a livello di Serie C, ma non per questo meno interessante, che vedrà scendere sul diamante dell'acquedotto Nuove Pantere Lucca, DRK e la Fiorentina Baseball. Al termine di ogni giornata verranno consegnati riconoscimenti a tutte le squadre partecipanti. Da aggiungere, per dovizia di cronaca, però, che su tutta la manifestazione grava incombe quasi come una spada di Damocle la minaccia del maltempo e della pioggia prevista purtroppo per l'intero weekend. Condizioni meteo che in questo tipo di disciplina sportiva impedirebbero la disputa del Memorial. L'appuntamento settimanale con la rubrica L'Ancora di Sergio Talenti. È un problema enorme che coinvolge con il nostro paese anche la nostra città e la Versilia. Parlo della messa in vendita di quotidiani locali e da noi del Tirreno, che è una testata storica radicata sul nostro territorio, la messa in vendita da parte della Fiat di Elkan, il quale Elkan sembra aver agito quasi di notte, d'improvviso, in grande velocità e senza consultarsi nessuno, per esempio con le redazioni, con i sindacati e neppure con le istituzioni locali. L'informazione locale è specchio e voce delle comunità locali. È un luogo dove convergono bisogni e diritti, feste e lutti, bilanci e progetti. E c'è allarme dunque nella nostra città e altrove, anche perché è bene che il governo se ne renda conto in tempo, perché qui non si parla dei soldi della Fiat, ma della democrazia degli italiani. Se il governo ha salvato con soldi pubblici dall'Italia, a maggior ragione potrà varare un progetto nazionale che salvaguardi l'informazione locale. Informazione locale che è linfa della conoscenza, del sapere comunitario, ma anche servizio, importante servizio. Basti pensare a ciò che rappresentano i media locali nei casi della grande emergenza civile. Dunque, due cose che hanno a che fare direttamente con la concretezza della democrazia. Seconda parte del TG Noi. È abbastanza evidente che la pandemia da Covid ha pesanti ricadute economiche anche su eventi particolari che prima avevano ben altro spessore. Vediamo i particolari in questo servizio. Non c'è pace per il settore degli eventi privati e dei matrimoni che con la nuova stretta del governo rischia di non ripartire. L'ultimo decreto infatti pone il limite per le feste private di 200 persone, un grosso problema secondo i professionisti di un settore che per sua natura si caratterizza per gli assembramenti e che attualmente registra una perdita del 70% rispetto al 2019. Che nel 2019 sono stati svolti più di 350.000 eventi in tutta Italia e circa 70.000 nella sola regione toscana. Molti eventi e matrimoni sono stati spostati in coda di stagione estiva, quindi settembre e ottobre, ma purtroppo questo nuovo decreto ci penalizza ulteriormente. Il limite di 200 persone infatti non permette di poter organizzare feste natalizie o di Natale aziendale e neppure veglioni e matrimoni invernali. Molti locali e servizi in Versilia, per esempio, lavorano moltissimo con questo tipo di indotto, ma purtroppo dobbiamo registrare che addirittura alcune location non apriranno per il periodo natalizio, a danno anche e soprattutto della parte più debole della filiera, ovvero le piccole imprese e i lavoratori stagionali. Dopo una lieve ripresa nei mesi estivi, intorno al 15% tra luglio e settembre, tornano ad essere troppe le incognite per il futuro, che secondo Federmatrimoni ed eventi privati hanno ricadute immediate sull'intero comparto. Basti pensare che anche in Toscana il coronavirus ha cancellato il 30% dei matrimoni, mentre ben il 40% è stato rinviato al 2021, il che significa che sono a rischio di disdetta, visto che il futuro dipenderà dalla curva del contagio e dai prossimi decreti.
Il governo deve aprire un tavolo di trattativa e di confronto con i rappresentanti delle associazioni della nostra categoria per comprendere che abbiamo tutti gli strumenti per poter svolgere il nostro lavoro in sicurezza, ma che questi continui limiti al settore matrimoni e feste private ci danneggeranno fino alla chiusura. Passiamo alla cronaca, spacciavano droga anche ai minori, 5 persone sono state arrestate. Spaccio di sostanze stupefacenti anche a minorenni, l'arreato contestato a vario titolo a 4 persone colpite da ordinanza di applicazione di misura cautelare. Giovedì mattina alle prime luci dell'alba i carabinieri della stazione di Marina di Pietrasanta hanno dato esecuzione ad un'ordinanza applicativa di misura cautelare agli arresti domiciliari emessa dal GIP del Tribunale di Lucca su richiesta avanzata dal pubblico ministero titolare dell'indagine che ha condiviso pienamente i risultati delle investigazioni nei confronti di un 19enne di Massarosa in censurato, un 39enne lucchese disoccupato, già nota alle forze di polizia, un 42enne marocchino incensurato, un 20enne di Pietrasanta incensurato. Le indagini hanno preso il via tra giugno 2017 e giugno 2020. Nel luglio del 2019, quando una pattuglia dei carabinieri ha fermato un ciclomotore con a bordo 2 ragazzi minorenni e uno di essi alla vista dei militari si era disfatto di 3 involucri contenenti diversi grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana. Successivamente recuperate e sottoposte a sequestro, sono iniziate le indagini. Dai successivi accertamenti, i militari hanno ricostruito che la sostanza stupefacente gli era stata ceduta poco prima da uno degli indagati. Nel corso del blitz è stato arrestato anche in flagranza un 27enne di Seravezza incensurato, poiché nella sua abitazione è stato trovato in possesso di oltre 150 grammi di marijuana ed un bilancino di precisione, ed è stato poi condotto presso la casa circondariale di Lucca per il reato di detenzione ai fini di spaccio. Ancora cronaca, deruba 2 infermiere all'ospedale Versili, è stato denunciato un tunisino di 40 anni. Il personale del posto di polizia di Stato presso l'ospedale Versili al Lido di Camaiore ha denunciato alla Procura della Repubblica di Lucca un tunisino di 40 anni senza fissa dimora per furto aggravato e di indebito utilizzo di carta di credito. Il recente rafforzamento dell'ufficio di polizia dell'ospedale ha sortito importanti risultati con l'attività investigativa. A metà settembre 2 infermiere del reparto di terapia intensiva denunciavano il furto durante il turno notturno di effetti personali, tra cui banco, matte e carte di credito. I poliziotti localizzavano a Torre del Lago un ufficio postale ed una banca presso cui erano state utilizzate le carte con un prelevamento di circa 1.200 euro. Gli immediati accertamenti, consistenti nell'analisi non semplice delle telecamere sia dell'ospedale che degli istituti di credito, consentivano di verificare la corrispondenza fisica di un uomo il quale, seppur parzialmente travisato, veniva individuato nel tunisino. Quest'ultimo, accompagnato a metà settembre dai carabinieri di Viareggio in stato di arresto presso l'ospedale per una frattura al polso, aveva studiato però le modalità di accesso all'interno del Versilia. Una volta libero tornava infatti nella struttura, accedendovi da una porta riservata al personale dipendente e con il favore dello scarso afflusso notturno metteva a segno il furto. La meticolosa ricostruzione della vicenda consentiva di denunciare l'uomo in attesa di ulteriori e più incisivi provvedimenti. E chiudiamo con lo sport, perché sabato sera prendono il via i campionati di hockey su pista col Forte dei Marmi in A1 e il CGC Viareggio, ahimè, in A2. Sabato sera prende il via il campionato di Serie 1 di hockey su pista, che avrà l'assenza del 100 giovani calciatori Viareggio che ha deciso di disputare la Serie A2, che prenderà il via il sabato 24. Trasferta per l'hockey Forte dei Marmi del neotecnico Alberto Orlandi, per lui è un ritorno in rosso-blu dopo averci giocato. Il debutto è sulla pista del Sarzana, alla cui guida c'è ancora Alessandro Bertolucci. Arbiterà Matteo Galoppi, coadiuvato da Fontana e Righetti. Si tratta di un inizio di campionato diverso dal solito, con le direttive Covid-19 da rispettare, con spettatori contingentati, quindi tutti dovranno rimboccarsi le maniche, perché la stagione si preannuncia difficile ed impegnativa, soprattutto per questo virus che è sempre presente. Entrambe le squadre hanno disputato una serie di amichevoli di rodaggio in vista proprio dell'inizio sabato sera di questo torneo, che vedrà comunque i rossoblù in asse di partenza tra i favoriti, soprattutto dopo aver rinunciato all'Eurolega.
Liga, ma sappiamo l'insidia della pista ligure, dove hanno trovato difficoltà molte squadre. Il presidente del Forte dei Marmi, Piero Tosi, con una lettera rivolta ai tifosi, invita loro di sottoscrivere l'abbonamento. Intanto questa prima giornata vede Bassano Breganze, Montebello Valdagno, Grosseto Follonica, Sarzana Forte dei Marmi, Sandrigo Lodi. Domenica alle 18 giocano Trissino Monza e Correggio Scandiano. Un'ultima notizia riguarda l'esordio casalingo dei rossoblù con il Trissino, previsto per la seconda giornata il 17 ottobre, è stato posticipato al 21 per diretta televisiva. Bene, un'altra breve pausa e poi torniamo con la terza ed ultima parte del TG Noi.